Due dipendenti del museo sono agli arresti domiciliari, altre 13 persone sono indagate, coinvolti 4 dirigenti del museo e 2 medici per certificati di malattia. Uno degli arrestati, secondo i carabinieri, di fatto gestiva il centro scommesse. Una vicenda sconcertante e sconfortante, così l'ha definita il GIP del Tribunale di Napoli Nord.